Hai un sogno o un obiettivo? È il momento di scoprirlo subito. Ma prima, sigla! Perché ho aperto questo video parlando di sogni e di obiettivi? Perché la differenza è veramente abissale. La maggior parte delle persone non raggiunge i propri obiettivi perché sono dei sogni, non sono qualcosa di raggiungibile, non sono qualcosa di concreto, sono qualcosa a cui effettivamente in un futuro si piacerebbe che si raggiunga. Gli obiettivi devono essere trattati in maniera molto più seria perché sono quelli effettivamente che andranno a guidarci all'interno della nostra intera vita. È vero che possono evolvere, ma una cosa è certa, devono essere sempre SMART 2.0. Cosa sta a significare questo acronimo? Beh, è molto semplice, ma prima di andarlo ad analizzare ti do un consiglio: guarda questo video veramente con occhi e orecchie attenti, non in maniera passiva sopra un letto, per il semplice fatto che può veramente andarti a cambiare la vita, perché adesso il tuo obiettivo al 95% è un sogno ed è il motivo per la quale la maggior parte delle persone fallisce all'interno di questo percorso. Quindi mi raccomando, penna alla mano, foglia alla mano, è il momento di fare il level up. Partiamo dalla S, ovviamente. Cosa sta a significare? La S sta a significare per specifico. Il tuo obiettivo deve essere specifico, tu devi avere un'idea chiara di cosa vuoi raggiungere. Non puoi avere un'idea fittizia, cioè tu devi avere in maniera precisa, hai un obiettivo monetario, tu devi sapere quanti soldi vuoi raggiungere. Voglio diventare ricco, cos'è la ricchezza per te? Cosa significa essere ricchi per te? Voglio essere libero, cosa significa essere libero per te? Cosa ha significato la libertà per te? Perché se tu non dai significato a queste parole che sono molto vaghe, anche il tuo percorso sarà molto vago e non riuscirai mai a capire quando magari effettivamente hai raggiunto l'obiettivo o comunque non riuscirai mai a impostare un percorso al 100% affine a quell'obiettivo stesso. Quindi tu devi avere specifica la tua visione di obiettivo. Ovviamente, partendo dalla parola voglio essere libero finanziariamente, ci colleghiamo a che tipo di casa voglio, che tipo di stile di vita voglio, che tipologia di vestiti voglio avere, che persona caratterialmente devo diventare, che relazioni devo avere, ok? Quindi tu devi avere un'idea ben chiara al di fuori di questa parola molto vaga. All'inizio del mio percorso era io voglio essere un mental coach. Che significato ha per me mental coach? Chi è il mental coach? Cosa fa il mental coach? Su quale nicchia specialmente voglio posizionarmi? Chi voglio aiutare? Capito? In qualsiasi ambito io mi interrogo per far sì che il mio obiettivo sia sempre più specifico e non vada a sbagliare magari strada durante il mio percorso. Può capitare lo stesso, sì, però il raddrizzamento succederà molto 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 prima anziché dopo magari anni addirittura. M invece sta per misurabile. Cosa significa? Tu devi sapere benissimo qual è il tuo punto di partenza. Da una scala da 1 a 10 tu hai un obiettivo: voglio essere una persona più socievole. Ok, adesso che punto sei? Quanto sei socievole da 1 a 10? 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1? Quindi tu devi capire bene il tuo punto di partenza, perché se non sai il tuo punto di partenza non potrai mai raggiungere il tuo obiettivo in maniera specifica, perché non deve essere misurabile. La A invece sta per ambizioso. È molto semplice il motivo. Noi ci muoviamo Noi ci muoviamo anche attraverso la motivazione. Se il tuo obiettivo non ti spinge a fare l'azione, quindi non ti dà motivazione, ragazzo, non partirai mai. È vero che poi lo raggiungiamo attraverso la disciplina, però comunque lo sprint iniziale è la motivazione. Quella motivazione costruisce la disciplina. Ed è una cosa anche che non dicono in giro: noi possiamo essere l'80% motivati. Come? Facendo sì che il nostro obiettivo sia comunque ambizioso. Quindi non deve essere un obiettivo che sappiamo anche che raggiungiamo facilmente. Se il nostro obiettivo è noi siamo a livello 4 e il nostro obiettivo è essere a livello 5 e ci basta poco per andare a effettivamente raggiungere quel livello, continueremo a procrastinare all'infinito l'azione necessaria per raggiungere il livello. Perché? Perché tanto posso farlo in un qualsiasi momento, non mi muove assolutamente niente, so che posso raggiungerlo. Ok, quindi conta che non è vero che la motivazione non serve, perché la motivazione serve all'inizio e poi ci serve per costruire la disciplina nel raggiungere
raggiungimento del nostro obiettivo. Ma se il nostro obiettivo non è abbastanza ambizioso, non ci muoveremo neanche. Una cosa importante, scrivimi obiettivi su Instagram per ricevere un file che ti aiuterà a darti un'idea chiara su quale deve essere la tua strada, quali sono i tuoi obiettivi. R di raggiungibile. È inammissibile ed è anche abbastanza ovvio che non possiamo avere un obiettivo che è effettivamente irraggiungibile, perché sì, può essere anche ambizioso quanto vuoi, ma se l'obiettivo non possiamo raggiungerlo, ci stiamo suicidando. Quindi l'obiettivo deve essere ambizioso e raggiungibile. Non possiamo dire voglio imparare a volare se effettivamente l'essere umano non è fatto per volare. Quindi mi raccomando, vai a calibrare bene anche l'obiettivo ambizioso e che sia effettivamente raggiungibile, perché se non è raggiungibile può essere anche ambizioso, ma prima o poi ci stancheremo, cadremo, molleremo, e noi non vogliamo assolutamente mollare. Cioè la T, che è ovviamente tempificato, perché noi dobbiamo darci delle date di scadenza. Un obiettivo senza una data di scadenza è un sogno, esattamente, è un sogno. Quindi noi ci dobbiamo dare una data di scadenza. Voglio raggiungere quell'obiettivo lì entro tot. Cioè devi darti sempre date di scadenza. E direi che anche qua date di scadenza plausibili per l'obiettivo che ti sei dato. Cioè ti faccio l'esempio, io svolgo un lavoro dove aiuto persone anche a raggiungere obiettivi monetari e mi dicono voglio raggiungere 10.000 euro in un mese. Va bene tutto, puoi raggiungerlo. Però qual è il tuo punto di partenza? Fino all'altro giorno ti fumavi le cannette al parchetto senza fare niente, capito che in un mese non possiamo raggiungerlo, ok? A meno che tu non abbia delle competenze che non so ancora. 2.0, perché deve essere ecologico e tascabile. Ecologico non c'entra niente con l'ecologia, ma deve essere comunque un qualcosa di che sia in linea con i tuoi valori. Se non è in linea con i tuoi valori, tu ti autosaboterai. Io in primis ne ho avuto conferma in passato, quando ho raggiunto un obiettivo che non era in linea con i miei valori. Ho raggiunto dei buoni obiettivi monetari, però poi ho proprio completamente mollato. Non si parla di spaccio, di cose strane, si parla di dropshipping, il business del drop. Ho raggiunto dei grandi obiettivi monetari, però non era il business che faceva per me. Non era assolutamente il business che faceva per me. Perché? Perché mi sembrava di truffare la gente, in sostanza. Non è un valore che io provo. E quindi, cosa è successo? Mi sono autosabotato. Quindi devi conoscere in primis i tuoi valori, perché dopo magari vai a iniziare un percorso che non è in linea con i tuoi valori e li va a toccare. E magari li tocca e prima o poi bam, cadrai. Può essere anche che raggiungerai i tuoi obiettivi, ma se non è in linea con il tuo valore, ti autosaboterai. Tascabile, questa è una chicca, perché se il tuo obiettivo è ambizioso, lo puoi scrivere su un biglietto di plastica, su un fogliettino, insomma, mettertelo in tasca, e quando hai dei risentimenti, quando hai dei dubbi, lo prendi, lo leggi e ti dà la carica per andare a fare l'azione necessaria. Io spero che comunque questo video ti sia stato utile. Lascia un like, condividi, e una cosa ultimissima e importante: qua sotto ho aperto il canale Telegram Flow, che ti aiuterà a prendere un sacco di informazioni utili per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Lì dentro facciamo sfide mensili di crescita, lì dentro parlo di miei pensieri personali, che ogni sera magari vado a fare i miei viaggi mentali, li scrivo, butto giù, li metto in quel canale Telegram. Lì c'è una vera e propria community, quindi lì faccio live mensili, lì veramente c'è tanto 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 valore. Quindi non perderti questo valore, entra nel canale Telegram, entra nel flow. L'ho già detto, lascia un like, condividi, e noi ci vediamo al prossimo video.